Cari amici di Venti del Territorio, ben ritrovati, buonasera a tutti. Quest'oggi siamo a Costa Martino, 66esima mostra del Baldo Biadene di OCG, e siamo in compagnia del nostro carissimo amico Luciano Stival. Luciano, ben ritrovato, grazie mille dell'invito, è un piacere vederti dopo un anno strano, quello del 2021-2022, si riparte alla grande. Buonasera a tutti. Allora, intanto diciamo, speriamo di ripartire alla grande. Ovviamente questi ultimi due anni non sono stati un granché, anche se, come molti di voi sapranno, Costa Martino è stata l'unica mostra che ha aperto i propri portoni con mille difficoltà, ricordando comunque il 2020 che era veramente un anno, è stato un anno massacrante per noi, penso per tutte quante le associazioni. Venivamo anche tra l'altro da un periodo di spese e sì, e l'anno 2020 doveva essere l'anno veramente di una grande ripartenza. Scusate, cosa che purtroppo non è stata. Nel 2021 invece le cose sono ovviamente migliorate, si erano prese le misure e ci eravamo attrezzati ancora meglio per poter far fronte a questa pandemia che persisteva. Quest'anno qualcosa è cambiato, ci stiamo avvicinando alla data che è quella consona al nostro evento. Sembra adesso le restrizioni sono un po' venute meno. Comunque in ogni caso non bisogna abbassare sicuramente la guardia, noi cercheremo di proporre la mostra al meglio, ma nella totale sicurezza. Beh sì, ripartiamo dopo due anni molto difficili per tutti, anche per le associazioni ovviamente. La mostra del vino di Col San Martino è un fiore all'occhiello non solo per Col San Martino ma per l'intero territorio del Conegliano Valdo Biadene, e questo secondo me ne è un vanto per tutto il territorio, come dicevo prima, proprio perché è la mostra più vecchia, ma soprattutto è una mostra che è riuscita negli anni anche a sapersi rinnovare dando anche molta qualità, e quindi bene questa ripartenza. Io, come ho detto anche nel momento dell'inaugurazione, è la prima inaugurazione della mostra del vino che faccio senza mascherina. Per cui insomma una bella ripartenza, e speriamo insomma che si possa ancora continuare così, proprio perché c'è bisogno di tranquillità, serenità, e soprattutto c'è anche la voglia di ripartire, e questa ne è la dimostrazione. Luciano, una edizione comunque di gran successo, tantissimi gli espositori. Sì, gli espositori sono tanti, sono sempre stati tanti, onestamente qua con San Martino purtroppo per situazione logistica non possiamo avere più degli espositori che abbiamo, perché ne abbiamo un'ottantina e purtroppo non abbiamo proprio il posto fisico per poter mettere tutte queste bottiglie, quindi parliamo di 78-80 espositori e 190 tipologie di vino. Mostra e non solo, perché ci sono serate a tema e tantissimi eventi collaterali che fanno da contorno a questa mostra. Sì, dici bene, perché noi guardiamo sì il vino, ma non solo il vino, anzi posso anche tranquillamente affermare che il nostro obiettivo, come l'ho detto nell'apertura, è il territorio. Dobbiamo spendere il nostro tempo proprio per questo, e il vino poi sarà la dolce conseguenza. Punto di forza di questa Proloco, della Proloco di San Martino, è stato proprio nel gruppo. Ho dei ragazzi che sono veramente fantastici e si adoperano giorno e potrei dire anche notte perché questa manifestazione venga al meglio. Ovviamente ci sono anche poi i locali caratteristici, ma questo non basta per far sì che la manifestazione sia sempre all'altezza. 66 anni di storia, sicuramente un bel traguardo, ma il nostro compito è mantenere questo alto livello. Noi siamo ben disponibili ad accogliere tutte le persone che hanno voglia di venire a visitare questo bellissimo comune, che riesce a dare sempre tante belle iniziative, ma soprattutto riesce ad avere dei paesaggi e degli scorci che sono unici al mondo. Non a caso siamo stati riconosciuti appunto patrimonio dell'umanità. Vi aspettiamo ovviamente in questo frangente a Col San Martino, proprio perché anche i ragazzi
della Proloco di Corso San Martino e tutte le persone che si sono impegnate in questo periodo meritano veramente la visita, di appunto la vostra visita, per cui venite a Corso San Martino alla Mostra del Vino, che vi aspettiamo a braccia aperte. Sindaco, fuori protocollo, un brindisi. Un brindisi, evviva. Thank you.